circa un centinaio le persone che hanno preso parte al sit-in organizzato questa mattina in piazza 20 settembre contro le stragi di civili al Cairo. Numerosi gli egiziani presenti in piazza, adulti, donne e bambini provenienti da tutta la provincia. Quello che sta succedendo in Egitto è una cosa terribile perché l'esercito sta sognando da governare di nuovo dopo che ha governato l'Egitto per quasi 60 anni. 60 anni che ha rovinato l'Egitto e ha messo indietro quasi 100 anni di dietro, perché non siamo andati proprio un passo neanche avanti, ma siamo messi male. Alla fine vuole ammazzare la gente per salire di nuovo da governare e ammazzare la gente civile. Tutto quello che dici di no, non vogliamo l'esercito da governare, le ammazzano. Non lo vogliono la democrazia. Voi da quanto siete in Italia? Da quanto tempo vivete? Avete lasciato l'Egitto? Da 10 anni circa. E lì avete ancora dei parenti? Certo che abbiamo dei parenti di là. E cosa li sentite? Cosa vi raccontano? Raccontano che quello che stiamo vedendo, perché di là non c'è proprio pace da camminare, da uscire. Anche i turisti che vanno da lì per vedere qualcosa di là non riescono. Anche quelli che vanno in vacanza non riescono anche a uscire, hai capito? Perché di là non c'è più pace, siamo messi proprio male. Tu sei stato in Egitto proprio in questi giorni, sei appena tornato, qual è la situazione che hai potuto vedere con i tuoi occhi? Io ho visto, sono stato in piazza vicino ai miei fratelli, mio cognato che è stato là 30 giorni sotto il sole, tutto quanto. Ho visto che questa gente qua non hanno un'arma, non hanno niente, erano tutti brave persone, geometri, cioè erano brave anche studente. Quelle che sono morte sono dottore, non sono gente, non sono terroristi. Quello che voglio dire è che erano la gente più brava che quella che ho visto, ho mangiato con loro, ho dormito con loro, ho pregato con loro. Erano proprio la gente proprio che io non l'ho visto l'Egitto così, ho visto proprio dentro la piazza dove quando sono stato, erano tutti amati, uno ama l'altro, dicono il mio fratello, questo è il mio fratello, non guardiamo cristiano, musulmano, non guardiamo nessuno, siamo stati sotto lì per terra, abbiamo dormito per terra nella piazza, abbiamo pregato tutti insieme, mangiato, tutto quello che voglio dire, non avevano armi come dicono in TV, non avevano niente, avevano tutti. Cioè erano proprio brave persone, quelle che tutto qui. Ora che sei tornato, come vivi la situazione dopo averla vista con i tuoi occhi? Io non volevo tornare, però ho dato la mia parola al mio titolare del lavoro che devo tornare, mi ha chiamato anche giù, mi ha detto che devo tornare, io non volevo tornare, sono stato il giorno quella che hanno svuotato la piazza, sono stato tutto il giorno a casa, non sono uscito perché sono stato proprio molto male, che non ce la facevo, cioè stavo davanti alla TV, non ce la facevo neanche muovere, mi cavavano i miei amici, non sono uscito da casa perché era una cosa terribile, non deve succedere questa cosa in Egitto perché siamo un paese diciamo pacifico. Siamo pacifico, cioè è un paese grande, non è un paese di terroristi, noi siamo un paese chiaro, tutto quanto. Secondo te chi è all'estero come voi cosa può fare? Sì, come ad esempio oggi abbiamo fatto in Piazza del Popolo a Ravenna, la settimana prossima, domenica, abbiamo a Lugo, dovevamo ancora sapere quando. Ma andiamo anche in Imola. Anche a Imola, siamo qua tutti uguali, marocchini, tunisini, algerini, siamo tutti, perché siamo tutti musulmani, siamo tutti fratelli. Noi, anche come natura, siamo un popolo pacifico, un popolo non abbiamo queste divisioni, cioè di queste, cioè etniche o questa o quell'altra. Noi dobbiamo vivere, perché non è che dobbiamo vivere solo oggi, noi siamo già da 1500 anni che viviamo assieme. In pace, che ci sia maggioranza o minoranza, questa non cambia niente, tutti uguali, tutti hanno lo stesso diritto, cioè, e queste sono delle cose, quelle che noi vogliamo sottolineare qui in Europa e nel mondo, perché loro usano, cioè, dicono un terrorista, uno che difende la sua libertà, difende la libertà di parola, gente sono innocenti, cioè, è una cosa incredibile, io... degli interni noi possiamo, sappiamo che sono dei cani, sappiamo che sono gente disumana, però del nostro militare veramente noi siamo rimasti malissimo, perché pensavamo fino a ieri che questo è un militare veramente, cioè, per difendere la patria,
non per difendere a questi colpo di Stato, perché questo possiamo dire forti con la voce alta che questo è un colpo di Stato. La comunità internazionale cosa dovrebbe fare secondo te? E la comunità internazionale dovrebbe aprire gli occhi, perché sta rimanendo a guardando qualcosa che potrebbe avere dei sviluppi molto gravi, perché vedi, l'Egitto è un patrimonio internazionale, un patrimonio dell'umanità. Assisi sta uccidendo dei innocenti in pieno giorno, pur di uccidere anche dei manifestanti che hanno soltanto il diritto di dire di no, che non sono d'accordo. Il loro diritto è dire che non siamo d'accordo. Quindi la cosa la più elementare di una democrazia, manifestare il suo disaccordo. Io lancio un appello alla comunità internazionale, all'Amnesty internazionale, a quelli che difendono i diritti umani, di fare il più presto per ricordare a tutto il popolo che viviamo in un mondo di diritto, ognuno non può fare quello che gli piace. Viviamo adesso la preoccupazione per l'Egitto, per gli egiziani che stanno morendo senza colpa, senza niente, che vengono pubblicate nella televisione le cose fabbricate che non sono giuste, e la media egiziana l'hanno tolto tutti i canali che dicono la verità, hanno lasciato loro canali che ingannano gente e la sono isolate, sono proprio il popolo egiziano adesso è sequestrato, nel significato delle parole è sequestrato, perché l'hanno tolto tutte le medie che sono contro, hanno lasciato le medie a favore di loro che esprime tutte le loro idee per la gente, così riescono a convincere questa gente di stare zitti. Senta, dei suoi familiari che sono in Egitto, insomma, ha avuto modo di sentirli, loro come vivono questa situazione? Vivono terrore, perché io, il mio suocero a casa sua in Egitto, ho telefonato 3 giorni fa, loro stanno guardando la televisione, è entrata una pallottola nella finestra. Non sapevano da dove vieni. Entrata e fermata, per fortuna che è fermata nella finestra. Noi vogliamo la vita migliore! 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 Non vogliamo i dittatori! Non vogliamo i dittatori! Io credo che questo sit-in sia stato un momento importante sia per la comunità arabofona che per i cittadini ravennati. È stato organizzato in primo luogo dall'associazione Life Onlus delle donne musulmane di Ravenna, dal comitato Una moschea per la città e dall'associazione ACI, l'associazione islamica di Ravenna, che ha aderito insieme a Femminile, Maschile e Plurale, che pure ha dato l'adesione. E crediamo che sia importante, di fronte ad avvenimenti così drammatici e preoccupanti che stanno accadendo in Egitto, dare anche qui nelle nostre città un segnale di impegno civile e di fiducia nei valori del costituzionalismo, della democrazia, dei diritti civili e politici per tutti. Quello di oggi è un appuntamento che verrà poi replicato anche in altri luoghi nei prossimi giorni, giusto? Sì, sempre a livello locale, perché noi siamo un'associazione locale, ma oggi eravamo più di 100 qui in Piazza 20 Settembre. Domenica replicheremo il sit-in a Lugo davanti al Pavaglione e speriamo in una partecipazione altrettanto numerosa per sensibilizzare tutti, per non farci trascinare dall'indifferenza di fronte a dei fatti tanto gravi. Io sono preoccupato per quello che succede in Egitto e spero che Sisi scappa via dall'Egitto. Quando tutti diventano proprio i suoi nemici, lui scapperà via. Bravissimo. E così tornerà la pace. Sì. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.